con la compagine ospite. Fischia la Beta Ricambi Arena. Atmosfera molto molto calda nel corso di queste partite. È in corso invece in questo momento, come vedete, la presentazione del roster di Scafati. Robinson, il blocco portato da Nangi. Allora l'alley-oop, se il buongiorno si vede dal mattino. Andiamo a rivedere quello che è accaduto nel primo quarto. Rivers e Lotti, va da Logan, battuto Willis, Logan, provato a mettere in difficoltà l'avversario. Lotti, Pickens, fa saltare Varnado, prova il canestro, prova anche il fallo per la seconda volta questa sera. L'aiuto di Varnado, Pickens è riuscito, padrone di casa. Pickens ancora riesce prendersi un tiro, se ne prende un altro e per la terza volta potenziale gioco da tre. Cross Pinkins, rivediamo, gran lavoro offensivo di Pinkins, è suo il rimbalzo, poi c'è fallo commesso, abbiamo da qua prontamente la nostra regia. Willis, Whittle su di lui proprio, Pinkins, due per Carl Whittle, due importanti. Logan parla con la panchina, 0 su 2 per Nangi, ma per la quarta volta quest'oggi Pinkins fa canestro e subisce fallo. Givova, Lotti, ancora della rosa, Logan immediatamente per un'altra tripla. Il campo insieme a della rosa, Hawkins, Varnado e Willis per i suoi. Willis, Hawkins per Della Rosa, aggressivo su di lui De Laurentiis, è bravo Della Rosa a pescare dentro. Che partita, Gerson Varnado, la ruba Della Rosa, Varnado si prende la tripla e nel giro di 10 secondi l'estra pistoia. Willis ha tentato la tripla, Logan su di lui, Saccaggi, Logan si prende la tripla, ancora una volta lui, ancora una volta. Adesso David Logan, lui un generoso Saccaggi, ma quando Logan decide di decidere c'è veramente poco da fare. Stoia sta provando a reagire, ma dall'altra parte c'è un giocatore di livello altissimo. Ora Moore prova a far valere la sua rapidità, va da Ogbeide che inchioda Derek Ogbeide. Moore, Hawkins si mette in proprio, va da Varnado che prende la tripla e la trasforma, 74-76-70, più 6 Givova, ancora Moore, altra penetrazione, alza la parabola, altri due punti per lui, sono 18 e non è finita. 5 su 9 da 2, cambiata completamente la sua partita tra primo e secondo tempo. Robinson per Nangi, sull'asse Robinson Nangi, Hawkins, Varnado contro Rivers, Varnado fino in fondo, arriva Nangi, ma può poco perché Varnado questa sera. Ancora Gerald Robinson, ancora per Nangi, un asse che ha funzionato più volte in questa partita. Al terzo tentativo la bimane di John Nangi per il più 6 Scafati. Subito da quest'altra parte Hawkins trova il canestro, subisce fallo. 20 secondi alla fine, 5 sul cronometro di 24 per Scafati. Logan si prende la tripla, David Logan, ancora David Logan, si va da Moore, su di lui Robinson, Moore la perde e con questa persa il risultato è deciso. Arriva anche la schiacciatona, si è portata sul meno 3. Dall'altra parte però ha trovato il professor Logan col vestito migliore e con la solita lezione, che non riesce a trovare la tripla, ma vince comunque la Givova Scafati 85-77. Una bella partita condotta